Allora, buon pomeriggio a tutti, bentrovati, grazie di essere qui e per la vostra presenza. Oggi questo momento per presentare ufficialmente i candidati e le candidate per la lista Libertà per il Collegio delle Isole. Vorrei in apertura ovviamente salutare la Presidente di Sud Chiama Nord, l'Onorevole Laura Castelli. Il leader di Sud Chiama Nord, l'onorevole Cateno De Luca. Federatore di questo progetto Libertà che, come vedete e come abbiamo avuto già modo di raccontare, coinvolge ben 19 forze, ben 19 movimenti che trovano espressione all'interno delle liste, nelle varie circoscrizioni, nei vari collegi che andremo a presentare nel corso di tutta questa settimana. Partiamo da Palermo, è il primo appuntamento, quello di oggi, e fino a sabato proseguiremo lungo tutto lo stivale per presentare gli uomini e le donne che sono scese in campo al nostro fianco per il progetto Libertà. E in apertura, prima ancora di entrare nel vivo di questo momento e conoscere quanti rappresenteranno il progetto Libertà in questo collegio, vorrei anche dare notizia di un accordo che Sud Chiama Nord Libertà ha stretto con il Movimento Liberal Socialisti. È un nuovo tassello che si aggiunge al percorso che stiamo portando avanti, quindi anche questo ulteriore in qualche modo dialogo e rapporto che siamo riusciti a costruire rappresenta un motivo per noi di orgoglio, perché possiamo contare su un'altra forza che ci sostiene. Quindi grazie a Libera Socialisti che hanno scelto di essere al nostro fianco e vorrei e avremo modo anche di sentire uno dei loro rappresentanti nel corso poi di questo momento appunto che ci vede qui uniti oggi al Parlamento siciliano. Vorrei subito però in apertura dare la parola adesso per ovviamente aprire i lavori alla Presidente di Sud Chiama Nord, l'Onorevole Laura Castelli. Benvenuti a tutti, questa è la presentazione del Collegio Isole, che comprende quindi la Sicilia e la Sardegna. È un collegio a cui noi teniamo molto ed è un collegio che, come tutti gli altri collegi, accoglie e racconta quello che è plasticamente visibile nel simbolo della lista Libertà, quindi un'unione di uomini e donne che rappresentano ognuno nella propria veste una parte di questo simbolo e che insieme sceglie con 20 punti di manifesto di presentarsi al Parlamento europeo con dei punti molto chiari, che ha discusso, che ha affrontato,
sui quali ha scelto parola per parola il punto di caduta, perché voi immaginerete che 18 simboli che raccontano 18 programmi diversi, per farne uno comune abbiano dovuto usare il meglio della lingua italiana, quindi raccontando il giusto punto di caduta su ogni tema. E su diverse cose ci siamo trovati d'accordo, intanto partendo da meno Europa, più equità, sovranità, federalismo, tante parole che per noi sono più che parole, sono la sfida di un progetto diverso di Europa alla quale non si può più attendere, perché abbiamo capito tutti insieme il motivo anche di questa unione così numerosa, che non c'è più tempo e che o si fa ora, anche superando alcune personali posizioni su alcuni temi, e quindi si sceglie di correre insieme sulle cose più importanti che vanno ottenute e sulle quali bisogna combattere a Bruxelles, oppure faremo fatica a vedere un futuro decente per le future generazioni e magari per finire la nostra vita. In questo collegio ci saranno candidate 8 persone che ora nominerò e che inviteremo uno dopo l'altro a raccontarci qualcosa di loro e perché questa scelta di libertà. Io sono tra i candidati di questo collegio e sono onorata, e per me è anche molto emozionante tornare nella terra di tutta la mia famiglia, e una terra a cui ho dato tanto negli anni dei miei ruoli istituzionali, perché ho provato qui a mettere a servizio dei comuni un po' della mia forza per riuscire a dare servizi importanti ai bambini, agli anziani, ai disabili. Insomma, abbiamo fatto diverse battaglie vinte con diverse risorse portate a questo territorio. Nel corso di questa campagna elettorale proverò a raccontarle, a ricordarle a quei territori che oggi vengono rappresentati da persone che scaldano la sedia e che non portano a casa nulla per la propria gente. E questo ancora mi fa arrabbiare, ecco, quindi questa campagna elettorale per me sarà dedicata su tutti i temi del chiaramente del programma. Credo che ce ne sia uno più di tutti che sento più mio, che è la battaglia sulla sanità, che ha bisogno di trovare nell'Europa un sì sul fatto che la sanità vada fatta uscire dal patto di stabilità, perché non c'è altra misura possibile per tornare a avere una sanità che non uccida, ma una sanità che curi e che prevenga. Sono discorsi che appunto affronteremo, non vi voglio tediare adesso, ma sono discorsi che nessun altro ha il coraggio e la possibilità di fare, perché sono tutti compromessi, e la scelta di definire con il nome Libertà questa lista ha sicuramente questo obiettivo: sapere di poter dire e fare ciò che gli altri non possono più dire e non possono più fare. E quindi vi ringrazio e vi citerei gli altri nomi candidati in questo collegio. Gli dico in ordine sparso, quindi non cominciamo con le veline di ordini, cose, eccetera, eccetera. No, lo dico perché i giornalisti sono pronti a scrivere. Ovviamente in questo collegio c'è Cateno De Luca, c'è Di Bandiera, che è qui in sala, Ismaele Lavardera, c'è Pieraiello, c'è Giulia Ferro, che è qui in sala, e c'è Barbara Figus, che è collegata. Lei è sarda, la nostra rappresentante in Sardegna. Vi chiederei di... scusate, e c'è anche Antonio Marinello, che non l'ho dimenticato, ma ecco. Grazie Antonio. E cominciamo da Antonio Marinello. Solo un attimo Antonio, perché prima di iniziare ad ascoltare e a conoscere insieme i candidati che invitiamo poi a raggiungere e a raggiungerci qui, okay, ricordandogli che hanno 3 minuti a testa per raccontarci chi sono, vorrei dare un attimo la parola invece a chi rappresenta i Libera Socialisti e quindi invitare Santo Trovato qui a prendere la parola per un saluto, anche lui nel tempi di strettissimi, lì ci sta raggiungendo. Sì, buonasera, mi chiamo Santo Trovato, vengo dalla provincia di Enna, esattamente al paese, città a Gira. Ecco, noi non siamo qui per parlare solo,
ma penso che dopo lunghi anni c'è la speranza di fare un po' di vera politica. Noi siamo, io rappresento come vice segretario regionale i liberal-socialisti, vengo al corrente che si è fatto, diciamo, un documento importante su Dato e convinto da due esperti interessanti, dalla presidente, diciamo, di Libertà, Laura Castelli, la dottoressa Laura Castelli, assieme al mio segretario generale nazionale Antonio Di Stefano. Lui purtroppo non è qui perché i suoi problemi di famiglia, proprio veramente, posso dire che mi onoro di sostituirlo, ma mi onoro di essere davanti qui a voi, perché ognuno di noi ha delle grandi responsabilità, soprattutto quando fa politica. Quando io ho conosciuto brevissimamente, dico, il signore che sta accanto a me, alla mia sinistra, è lui che l'ho conosciuto a Fiume Venise, io mi trovavo a Sassola nel 2008, ed è lì che c'è stata, diciamo, come dire, un avvicentamento, anche se lui ha lavorato diversamente, di come si può lavorare nei comuni. Purtroppo politica non ce n'è, non ce n'è nei comuni, non ce n'è nelle province, non c'è nella regione Sicilia, non c'è in Italia, purtroppo non c'è nemmeno in Europa. Sappiamo benissimo che periodo stiamo attraversando. Io so che in questo momento ci stiamo assumendo una grande responsabilità, che è quella non solo di dare il voto, ma dare un voto pieno e non a vuoto. Io auguro a tutti di andare a votare e finalmente abbiamo una speranza aperta. Cateno De Luca, onorevole Cateno De Luca. Oggi non si può dire onorevole, non è facile, credimi. Però in te ci sta, perché vedo che ci siamo visti alla Carte, provincia di Ragusa, stiamo facendo i primi passi, però ci dobbiamo credere di più. Io sono orgoglioso, onorato di essere qui, dalle mie parole sono emozionato. Anche perché so con chi e per chi sto parlando. Parlo delle famiglie, parlo degli agricoltori, artigiani, commercianti, parlo di tutte le attività produttive. Mi permetto di dire che non sarei venuto qui se non ci fosse stata la sua presenza. Magari Andrea, se è stato portato, andava a votare perché bisogna andare a votare, però Questo voto, questa volta, deve essere dato, ricercato, casa per casa, voglia per voglia, paese per paese. Abbiamo unica speranza, questa è la speranza dell'apertura e del sorpasso, di cambiare vera politica. La politica non c'è stata, lo sappiamo tutti. Io vi dico grazie e grazie e auguro un buon lavoro da parte mia e di tutto i liberal socialisti che noi rappresentiamo, e grazie a Antonio Di Stefano, a questo nuovo passaggio, perché la Sicilia possa essere onorata di avere un rappresentante vero e rappresentanti veri a livello, diciamo, europeo. Grazie ancora. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Vedo collegata Barbara Figus, le chiedo se... Eccoci. Benvenuta. Ciao Laura, buonasera a tutti, grazie. Allora, se ho tre minuti, ecco, per presentarmi, giusto dire, appunto, sono Barbara Figus, sono sarda, ho 52 anni e sono una mamma. mi candido a queste elezioni europee nella lista Libertà di Cateno De Luca e di Laura Castelli, che saluto cordialmente, che ringrazio, purtroppo non ho potuto essere presente lì, con grande dispiacere. Dicevo, mi candido per Libertà in qualità di coordinatore regionale per la Sardegna del Popolo della Famiglia, un partito di cui sono stata fondatrice nel 2016 insieme a Maria Dinolfi. Qui in Sardegna ormai da qualche anno conduco e ho condotto insieme ad altri tutte quelle battaglie contro l'azione vessatoria, estremamente vessatoria, e dell'Europa e del governo sui cittadini e sulle famiglie, quindi tutte le follie a cui abbiamo assistito e a cui ancora in parte assistiamo,
Siamo assolutamente per la pace, per il disarmo, quindi non potevamo che stare con libertà. Ho sentito l'onorevole Castelli con mia grande gioia nominare due paroline importantissime, la disabilità e la sanità, cose che a noi stanno tantissimo a cuore. E quindi niente, non possiamo che dire con forza, ecco, forza e libertà, noi ci siamo. Grazie. Grazie. Piera Piraiello. Prima cosa, sono veramente emozionata perché questo palazzo per me rappresenta la mia terra, quella dove 30 anni fa sono andata via con due valigie, una di abbigliamento e un'altra con le bambole della mia bambina, perché io sono una testimone di giustizia principalmente. Ringrazio Ismaele Lavardera perché mi ha cercata, mi ha fatto conoscere Cateno di Luca, e ringrazio Cateno perché ha aperto le porte alla vera antimafia, perché molto spesso dicono che l'antimafia non porta voti in politica. Cateno ci ha creduto, mi ha chiamata, mi ha voluta, e io la cosa che spero, indipendentemente se arrivo io o qualcun altro del nostro gruppo in Europa, è di portare le leggi che furono di Falcone e Borsellino. L'Europa purtroppo queste leggi non le ha mai adottate, non parlano di anti-racket, poco attenzionato è la problematica dell'andrangheta che ha ramificato, si è rimasto ramificata in tutta Europa, hanno un problema serio in casa e ancora non se ne accorgono. Noi dobbiamo assolutamente portare queste leggi perché dobbiamo invogliare la denuncia dei testimoni, dei collaboratori, ma non solo, perché dobbiamo anche proteggere i figli di queste persone. Pensate, in un programma di protezione di tela sono 6.000 persone, di cui 1.800 minori, a cui viene proibito tutto, pure lo studio molte volte, la salute. Allora noi dobbiamo proteggerli in Italia e fuori Italia. Dobbiamo far capire all'Europa che esiste questo mondo, dobbiamo fare dei patti dove nel nostro territorio, che ci sono tanti collaboratori, possono andare anche in Europa, perché non devono essere chiuse le porte, perché attualmente un collaboratore, un testimone non può espatriare, non ci sono protocolli d'intesa, perciò dobbiamo lavorare in questo senso, ma pure perché così facendo capiranno che anche lì c'è gente che può denunciare e può essere protetta dall'Europa e dai loro stessi stati. Fino a quando non andiamo in Europa facciamo capire che fare la lotta alla mafia è un interesse comune, perché la mafia si infiltra in tutti gli ambienti, e quando dico tutti, sono veramente tutti, non abbiamo fatto niente. Allora io vorrei essere promotrice di questa cosa, ma come ho detto, indipendentemente se arriverò o non arriverò, io confido in Cateno per portare queste leggi e per farle approvare, perché secondo me sono fondamentali e importanti, perciò ringrazio Cateno. E lo ringrazio perché da donna libera accetta libertà. Grazie. Andy Bandiera. Ma buonasera a tutti, e per me è un grande piacere quest'oggi, seppur brevemente, approfittare del vostro tempo e della vostra preziosa attenzione. Devo intanto ringraziare il nostro leader Cateno De Luca, Laura Castelli e quanti vi siete spesi in queste settimane per mettere in campo questa lista straordinaria che dice già all'Europa qual è la rotta da seguire. Fateci caso, questa è l'unica lista nella quale le diversità, i territori, le peculiarità e le eccellenze sono rappresentate. E questo è il modello di Europa alla quale guardiamo, un unico aggregato ma dentro il quale vengono attenzionati, valorizzati e vanno date le opportunità che Cateno ha voluto dare a tutti i territori. Alcuni di voi mi conoscono, io sono siracusano, sono un dottore agronomo,
In questo momento sono vice sindaco di Siracusa, ho fatto il parlamentare regionale in questo palazzo, ho svolto il ruolo di assessore regionale all'agricoltura. Ritengo di aver lavorato per la nostra agricoltura, in giro mi ricordano come una persona concreta, fino a ieri avvenita, l'altro ieri mi diamo testimonianza, ho destinato, spendendo concretamente, 1 miliardo di euro destinato alle nostre aziende agricole, raggiungendo ogni anno gli obiettivi di spesa che Bruxelles ci impone. Ma non basta, è il paradigma che è sbagliato. L'Europa ha pensato alla PAC perché doveva tenere dritto lo sguardo su due cose: la sicurezza degli approvvigionamenti alimentari per i Paesi membri e la qualità degli approvvigionamenti. E poi ha fatto l'opposto, ha svenduto la nostra agricoltura, e parleremo un secondo anche della nostra pesca, consentendo alle produzioni pessime extracomunitarie di invadere i mercati, e in virtù di un concetto banale che è quello della formazione del prezzo, aumentando l'offerta dei prodotti del nostro territorio, il prezzo è crollato. Signori, se non difendiamo la nostra agricoltura dall'invasione barbara e marcia di queste produzioni, non ci sono miliardi che bastano per l'agricoltura. E io mi sono voluto distinguere con coraggio, ritengo, per azioni mirate ai controlli sulla nostra frontiera. Ho fatto sequestrare grano che veniva da paesi dell'ex Unione Sovietica e grano che era cancerogeno, ho fatto sequestrare e distruggere limoni trattati con prodotti cancerogeni che venivano dall'Argentina, e ho fatto tante cose in questa direzione proprio tentando di arginare questo ingresso e facendo sì che in quel paradigma di offerta e domanda, offerta fosse sempre di più di prodotti siciliani. Rappresentare tutto ciò in pochi minuti è chiaro che è arduo, e mi fermo su questo tema. Chi vorrà seguire la mia e la nostra campagna elettorale sentirà tante cose che sono state fatte, ma c'è tanto da fare per lavorare in Europa, da lavorare in Europa anche per i nostri pescatori. Un Mediterraneo del quale l'Europa non si occupa, dove i pescatori europei, i pescatori siciliani sono sottoposti a chiusure, a vincoli, a controlli con la telecamera dentro una barca, e poi costretti a casa per il fermo biologico si vedono passare le barche tunisino-marocchine che depredano il Mediterraneo e fanno lucro. Capite che è una follia, capite che non si può accettare di essere cittadino d'Europa se sei costretto a stare a casa e a fare la fame, e poi c'è chi davanti a te e può fare quello che vuole nel Mediterraneo. Un'ultima cosa, io da assessore regionale alla pesca non l'ho consentito. Tra poco metteranno in campo il bando che promuove la rottamazione dei nostri pescherecci. Il disegno dell'Europa è chiaro: restrizione alle nostre gloriose marinerie, non facciamoli andare più a pescare, incentiviamoli per uscire dal settore, così facciamo estinguere la figura del pescatore. E fateci caso, il nuovo fondo per gli affari marittimi e la pesca ha visto l'aggiunta di una lettera, si chiama fondo per gli affari marittimi e la pesca e l'acquacoltura. Quindi nel disegno dell'Europa facciamo estinguere il pescatore sardo, il pescatore siciliano, il pescatore del mezzogiorno, e la gente deve andare nelle grandi catene di vendita a mangiare pesce prodotto da acquacoltura. Io non sono contro l'acquacoltura, perché l'Italia ha un deficit di 3 miliardi di euro di pesce, lo importiamo da fuori, ma accanto a questo ne promuove giustamente l'impresa legata anche a questa nuova forma di mercato che sempre più si va a affermare, anche in una versione più, dobbiamo tutelare e incentivare l'ingresso dei giovani dalla pesca, l'acquisto di nuove barche, finanziamo appunto la crescita delle nostre marinerie, e in questo modo garantiamo che il sistema possa reggere, che sempre più si possa affermare il modello di sviluppo al quale sono convinto tutti noi vogliamo lavorare. Una Sicilia, un mezzogiorno d'Europa per quanto riguarda la nostra parte e il nostro collegio, che finalmente punta a un modello di sviluppo che fa leva sulle proprie straordinarie eccellenze, sulle identità, sulle nicchie, sui territori, per generare attraverso questo grande valore arricchito dalla nostra storia, per generare tanto valore aggiunto che si può tramutare in ricchezza, benessere e occupazione per tanti, per tutti, speriamo. Grazie Cateno, grazie a tutti voi. Buonasera a tutti, sono Giulia Ferro, faccio l'avvocato, lavoro in Enel e sono mamma di 2 bambini. Nutro una grandissima passione per la politica, perché credo che ognuno di noi abbia voglia, energia, entusiasmo e capacità che debba mettere al servizio della collettività. Eppure
ho incontrato Cademo De Luca in un momento della mia vita in cui, per usare una metafora calcistica, politicamente avevo scelto di stare in panchina. Il suo entusiasmo è stato contagioso, la sua figura è stata determinante, mi ha convinta a scendere in campo e a giocare questa partita. Ed eccoci qui, caro onorevole. Siamo qui perché, vedete, quando si nasce in Sicilia, si sceglie di vivere in Sicilia, ci sono delle battaglie che vanno affrontate, perché ciascuno di noi lo deve fare in base alle proprie responsabilità. E io ne sento molte di responsabilità, perché questa è la terra in cui sono nata, è la terra in cui ho scelto di vivere, è la terra in cui ho scelto di far crescere i miei figli. Qui ho le mie radici, ho le mie passioni, ho i miei orizzonti. Qui ho appreso la passione per la libertà. E vedete, questo è un progetto straordinario. I 19 punti del Manifesto della Libertà, che avremo modo di raccontare durante la campagna elettorale, raccontano di quanto l'Europa deve essere più vicina alla gente. Oggi invece l'Europa è lontana. Eppure tutte le decisioni che vengono prese in Europa impattano sulla vita di noi cittadini. Se voi pensate, se noi pensiamo al caro carburante, che impatta in maniera forte sulla spesa che noi ogni giorno acquistiamo al supermercato, se voi pensate alle politiche sul turismo, tanto care a noi siciliani che vediamo in questo settore il volano della nostra economia, penso all'ambiente, al clima, e chi è genitore come me sa le preoccupazioni di lasciare i nostri figli un ambiente in migliori condizioni di salute. Però tutto questo non è realizzabile se non si trova la pace. Se non si trova la pace in Europa e la pace in Palestina. Io sono stata per un anno e mezzo al consiglio di amministrazione dell'aeroporto e non me li dimentico più, quegli occhi di quei bambini ucraini che sono atterrati in provincia di Trapani per andare dalle famiglie. Ecco, questa è una battaglia davvero grande, siamo dentro davvero una grande sfida, Cateno. Io ringrazio per il nostro incontro, per avermi convinta a scendere in campo, a giocare questa partita e soprattutto per poter dare il contributo a questa grande sfida. La sfida è, e sono certa che la vinceremo, raggiungere il 5%, raggiungere il 4% a livello nazionale, per poter avere i nostri rappresentanti nel Parlamento europeo, per avere un'Europa più vicina alle persone, un'Europa libera e determinata. Grazie, grazie mille. Buon pomeriggio a tutti, grazie a tutti gli intervenuti, grazie a tutto il popolo di Sud Chiama Nord, grazie a degli amici che vedo in prima fila, voglio salutare l'onorevole Trizzino, è bello vederla qui, ho seguito la sua attività e quindi mi fa particolarmente piacere vederla in prima fila, come tutti i sindaci, gli amministratori. Io ringrazio Cateno perché mi ha lasciato libero di poter fare questa scelta, mi ha chiamato e mi ha detto sei candidato. Allora io ho detto, che ti devo dire? Ma sabato il 10 agosto mi devo sposare, non importa, sono dettagli della vita, poi vengono dopo. L'ho voluto raccontare perché è così. Io 2 anni e mezzo fa, quando ho incontrato Cateno qui a Palermo, mi ha detto scegli da quale parte vuoi stare. Io ho risposto come lui ama sempre che noi potessimo rispondere, eccomi.
e non mi sono mai tirato indietro davanti alle sfide. Le sfide hanno caratterizzato il mio lavoro da inviato giornalista, oggi da deputato e con grande piacere capogruppo, e ringrazio il grande lavoro di tutti i colleghi al Parlamento perché stiamo facendo un lavoro importante. E ho detto ci sono, Catero, perché ritengo che davanti a questo panorama potevo anch'io rimanere a guardare, potevo anch'io voltarmi dall'altra parte. Poi mi sono ricordato della piccola bimba di Partinico che è arrivata qui, Catero, in Parlamento un anno e mezzo fa, la mamma disperata che mi ha raccontato la storia di lei che a causa di una brutta malattia all'occhio destro non poteva assolutamente indossare delle lentine perché in Italia non erano commercializzate, e mi ha pregato di potermi rivolgere a qualsiasi europarlamentare perché c'era una normativa europea, una direttiva europea che impediva a questa bimba di poter avere queste lentine. Ho detto, ma se mai avessimo un europarlamentare, ho fatto una fatica enorme per chiamare 4 europarlamentari, 5, 6, non mi ha risposto nessuno, ma la sono vista da sola e sono andato direttamente alla fonte e abbiamo risolto. Ecco, questa cosa mi ha fatto capire di quanto è importante il ruolo del Parlamento europeo nelle vite quotidiane di tutti i giorni. Molti pensano, vabbè, ma quindi vuol dire che lasciate qui il Parlamento e andate a Bruxelles a fare altro? Il 70% dei dossier che riguardano la Sicilia passano da Bruxelles. Ecco, quello che noi dobbiamo avere in mente è che il nostro percorso, la nostra battaglia, la dobbiamo comunque portare avanti perché avremo sicuramente 1, 4, 5 europarlamentari, viva Dio, che porteranno avanti le battaglie anche del gruppo parlamentare dell'ARS. E io dico ai nostri elettori, non abbiate paura, nessuno di noi lascerà la Sicilia, anzi rilanceremo, perché avere un pezzo di Sicilia in Europa significa avere un pezzo importante del nostro progetto. Allora ho risposto anche ora, al di là delle convenienze personali, al di là delle difficoltà personali, al di là delle posizioni già acquisite, anche questa volta Cateno, eccomi. Se c'è da scendere in campo e dire che questa Europa non ci piace, ci sono. Io, da inviato di guerra, sono stato 2 volte in Ucraina e ho raccontato dal vivo le enormi sofferenze, come diceva bene Giulia, di quello che il popolo ucraino ha dovuto vivere. Ho portato in Italia qualcosa come 100 famiglie. E ho raccontato che la guerra non la vuole nessuno, ma la vogliono tutti. E paradossalmente la migliore difesa qualcuno pensa che sia l'attacco. Oggi mentre stiamo parlando c'è un'Europa che corre agli armamenti. I capi di Stato fanno guerra a chi hanno gli armamenti più grandi, come se fosse qualcosa di cui vantarsi. Ecco, questa Europa io non la voglio. Da giovane deputato di questa Assemblea, io voglio un'Europa diversa che metta al centro i giovani. Non esiste questo. Ecco perché ho deciso eccomi, ecco perché ho voluto sposare quei punti programmatici del nostro programma Libertà, perché credo che in questo momento c'è bisogno di libertà, ma la vera libertà sta nella conquista della pace, perché la libertà è ovviamente al centro della pace. Non avere pace significa non avere libertà. Allora è questo perché il motivo per cui ci sono, Cateno, ecco perché ho deciso di correre lungo e largo la Sicilia, ho già iniziato praticamente la scorsa settimana, continuerò. Qual è l'obiettivo? Quello che questo movimento, perché da questa storia, io lo dico qua, segnatevelo, noi faremo la storia della nostra regione e sarà il preludio per avere Cateno De Luca presidente della regione, ricordiamocelo sempre, grazie. Con Cateno abbiamo avuto modo di conoscerci ormai nel 2006, tutte e due eravamo qui per la prima volta, eravamo più giovani, tu hai avuto la fortuna di rimanerci. Quella legislatura, come vi ricorderete, è stata forse la più corta della storia siciliana, è durata 2 anni, i miei erano 20 chili fa, e poi magari. E allora quell'esperienza è stata per tutte e due sicuramente favorevole per quello che abbiamo fatto dopo. Io ci ho tentato di ritornarci nel 2008, ma sono incappato nel 4,97% di Rita Borsellino, ero in lista con Rita, che in questa istanza, diciamo, ha tentato di dimostrare che c'è una Sicilia diversa. E in quegli anni ho deciso di non tornare a casa, proprio nella stanza qua di fronte, qui io gioco in casa, sono molto familiare dentro queste cose, ho lavorato 5 anni proprio nella porta che sta qua di fronte, con l'ufficio del vicepresidente di allora, perché io avevo avuto, diciamo, una sorta di fortuna per me, essendo agronomo, venendo dal mondo agricolo, avendo lavorato nell'assessore dell'agricoltura, e questo con le bandiera abbiamo molto in comune, sono stato portato qua nel 2006, si è tentato anche nel 2008 sull'onda di agricoltori della Sicilia occidentale. E non potevo tradirle, come dicevo
all'epoca tanti amici che avevano voluto questa cosa, e sono rimasto qui a fare una cosa che è molto strana, facevo un mestiere particolare, facevo il deputato senza portafoglio, nel senso che prendevo lo stipendio di dipendente dalla regione, ma lavoravo qui a scrivere anche parecchie cose per molti parlamentari in quegli anni. Devo dire che abbiamo fatto anche cose molto interessanti, io ero con l'opposizione, al governo, però dall'opposizione siamo riusciti a dimostrare che quando le cose erano giuste si potevano portare a casa. C'è la famosa legge 25 sull'agricoltura di allora, che è stata concepita e costruita proprio nella stanza qua a fianco. Poi le vicende della vita mi hanno portato a fare parecchie cose, sia in regione che fuori dalla regione. Sono stato dirigente generale del Dipartimento Lavoro, ho fatto il capo di gabinetto di diversi assessori regionali all'agricoltura, ma soprattutto porto con grande piacere un'esperienza che può essere un motivo per cui mi ha portato ultimamente a incontrare Cateno e a pensare di fare con lui le cose che non sono riuscito a fare in uno dei luoghi più meravigliosi di questa terra, che è l'isola di Pantelleria. Io sono stato per 3 anni direttore del Parco Nazionale Pantelleria. Sono quello, diciamo, che ha contribuito a costruire questa splendida realtà del Parco Nazionale. E lì ho lavorato fianco a fianco con la Commissione Europea per 3 anni. Abbiamo costruito il piano di transizione e ricerca dell'isola. Abbiamo capito che le isole possono diventare la Sicilia, e questo. Non solo c'è le isole grandi, la Sicilia e la Sardegna, ma c'è anche le isole piccole, che sono luoghi dove, come abbiamo tentato di dimostrare a Pantelleria, si possono sperimentare pezzi di futuro. Noi abbiamo lavorato non solo alla transizione energetica, ma tutto quello che è il tema, per esempio, si parlava di sanità prima. Allora, la sanità è un problema serissimo, immaginate cos'è la sanità nelle isole minori. Ma oggi la tecnologia su questo ci può dare veramente una grande mano d'aiuto. Ma penso a un'altra questione, che discutevamo con amici di Pantelleria ieri, cioè l'insularità, la problema, deve diventare un'opportunità. Io penso che una delle cose che dobbiamo portare a Bruxelles è una sorta di diritto per chi nasce nelle isole minore ad avere trasporti. Cioè, non è che uno nasce nelle isole minore deve diventare un handicap per il problema del trasporto, per cui noi dobbiamo far diventare il diritto al trasporto un diritto inviolabile per i soggetti che nascono nelle isole. Questo può essere uno strumento, secondo me, per far sì che da problema l'isola diventa una grande opportunità. Poi, come diceva qualcuno prima di me, l'Europa non è lontana, l'Europa è estremamente vicina, ma soprattutto è vicina per la Sicilia. Considerate che il 50% ancora oggi è il bilancio europeo di agricoltura, è una terra che viveva, ahimè, non vive purtroppo oggi di agricoltura. Riportare, diciamo, le risorse europee a far sì che quando arrivano in questa terra non diventano occasione di tragedie come spesso accade, magari per investimenti sbagliati, per bandi che la regione purtroppo, ahimè, a volte li fa non in linea con gli interessi degli agricoltori, di far diventare invece occasione di opportunità, per me sicuramente è la strada da percorrere. Per cui Bruxelles per arrivare a Palermo, ma se prima passiamo da Bruxelles, Cateno, ci verrà molto più facile poi gestire la Sicilia, perché in queste condizioni sicuramente saremo veramente avremo l'opportunità di gestire risorse che spesso finiscono male. Vi dico un solo dato sulle risorse dell'agricoltura, e Bandiera questo lo conosce molto bene. Le regioni del nord, il Veneto per esempio in particolare, ha molte meno risorse sulla viticoltura di quelle che ha la regione Sicilia, eppure il Veneto fattura 20 volte più della regione Sicilia. Il Veneto produce una quantità incredibilmente superiore ai nostri prodotti, e lì dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo utilizzare al meglio le risorse, dobbiamo sfruttare tutte le occasioni che questa terra ha e che finora non è riuscita a sfruttare. Penso che il passaggio di giugno sarà fondamentale, perché il 4%, visto quello che stai combinando, Cateno, allora c'è la Kessler che è impazzita, ma credo che gli altri sondaggisti non dormono sonni tranquilli, perché li vedo completamente sbandati, e quindi facciamo questa prima, diciamo, conquista, che finalmente la Sicilia che riesce a mandare al Parlamento europeo persone che si ricordano poi di essere siciliane anche quando vanno a Bruxelles, perché ahimè in questa terra abbiamo assistito a tante esperienze. Nel ricordo una in particolare, questa la voglio ricordare. Io sono stato a Bruxelles nel 2007 a discutere di riforma del CM vino di allora. È stata una riforma che ha cambiato le sorti della viticoltura, diciamo, dell'Europa meridionale, perché la riforma dove si è passata dal vecchio sistema che prevedeva la distruzione dei prodotti al nuovo sistema che prevede la promozione dei prodotti. Chi conosce un po' il sistema agricolo sa che fino al 2008 si faceva quello che si chiama distillazione, arricchimento e stoccaggio, cioè l'Unione Europea dava molti soldi per distruggere il vino praticamente. Che cosa è successo? La commissaria danese allora, la Fischer Boel, nel 2008 dice: noi non vediamo più i soldi per distruggere, vediamo i soldi per promuovere. In 4 anni vi togliamo tutto quello che abbiamo dato per distruggere e trasferiamo sulla promozione. In cambio però vediamo uno strumento, togliamo lo zuccheraggio.
quella manovra concepita da Madanese era una manovra incredibilmente equilibrata, perché tolgo da un lato ma ti rimetto dall'altro lato, per cui mentre i siciliani magari si organizzavano per vendere il vino, potevamo usufruire dell'eliminazione dello zuccheraggio e consentire al debito del mercato se mostri concentrate, di cui la Sicilia, diciamo, è il primo produttore mondiale. Sai cosa è successo? Che alla fine quel parlamento relatore purtroppo non era danese, ma era catanese. Ed era il tuo quasi concittadino, Peppe Castiglione, non me ne voglia, Peppe Castiglione, ma abbiamo fatto un grande capolavoro. La Germania, che è un po' più brava di noi, si è ripreso lo zuccheraggio e noi ci hanno tolto distillazione, arricchimento e stoccaggio. Da allora è iniziata la crisi tragica della viticoltura siciliana, occidentale in particolare, perché in Sicilia orientale fortunatamente c'è l'Oasi Felice di Catania, ma dalla nostra parte c'è un dramma in questo momento che porta, malgrado c'è il vinitalo in queste ore, la stragrande maggioranza delle nostre cantine sociali a pagare i propri soci l'uva a 20 centesimi quintali il chilo, cioè 20 euro a quintale, che non copre chiaramente i prezzi di produzione, per cui andiamo a Bruxelles, andiamo a cambiare questa Europa. Allora, prima di affidare le conclusioni a Cateno De Luca e poi di ascoltare ovviamente i colleghi della stampa se hanno delle domande da fare, vorrei invitare a raggiungermi il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord, l'onorevole Danilo Lo Giudice. Grazie Valeria, buon pomeriggio a tutti. Io, mentre ascoltavo interventi degli amici che mi hanno preceduto, osservavo il simbolo e lo osservavo con non poca emozione, vedendo all'interno di quel simbolo Sicilia Vera, vedendo all'interno di quel simbolo Sud Chiama Nord, vedendo che per la prima volta quel piccolo movimento iniziato nel 2007, 18 marzo del 2007, oggi si presenta alle elezioni europee ed è pronto a giocarsi una partita importante. Per noi era un sogno, e se siamo riusciti a realizzare questo sogno è perché veramente ci abbiamo creduto tutti, ma soprattutto ci ha creduto Cateno, e credo che l'applauso più grande oggi vada a lui, per quello che è il suo impegno, la sua passione, la sua determinazione, la sua capacità di vedere anche oltre l'ostacolo. Ogni tanto gli diciamo anche noi stessi al nostro interno che esagera, però quando poi arrivano i risultati evidentemente l'esagerazione rappresenta qualcosa di concreto. Lui ha lanciato una sfida, noi come Sud Chiama Nord la dobbiamo cogliere. Questo è quello che mi sento di dire oggi qui, ai tanti amici presenti, ai tanti amministratori, ai tanti sindaci, assessori, consiglieri comunali che sono qui presenti, a tutti quelli che ci seguono anche nella nostra diretta. Noi abbiamo in Sicilia la responsabilità di essere stati, in occasione dell'ultima competizione elettorale, il primo partito siciliano. Lo siamo tutt'oggi e in questa competizione elettorale per le europee dobbiamo confermare questo risultato. È questo l'impegno che noi dobbiamo assumerci ed è questo l'impegno che noi dobbiamo portare avanti. Un impegno sicuramente ambizioso. Un impegno sicuramente importante, un impegno che però possiamo serenamente raggiungere soltanto in un modo: se ognuno di noi si sente veramente in campagna elettorale, se ognuno di noi scende in campo in prima persona, se ognuno di noi si sentirà candidato, allora noi riusciremo a raggiungere questo obiettivo e riusciremo veramente a dare una spallata al sistema. E questa è la dimostrazione che noi in questo progetto ci crediamo e ci crediamo davvero. 500.000 voti e più che abbiamo preso in occasione delle ultime regionali valgono quasi il 2% di quello che è il nostro obiettivo. Capite bene che noi in Sicilia abbiamo la responsabilità di dover fare la differenza. Ecco, se noi riusciremo in Sicilia a fare la differenza, significa che questo percorso di grande sacrificio, perché potevamo scegliere la strada più facile, è ovvio, bastava semplicemente mandare all'aria quelli che sono i nostri valori, le nostre battaglie, tutto il percorso che abbiamo costruito in questi anni, e infilarci in una qualche lista, mettere uno o due candidati, avere un percorso facile, portare i nostri voti, eleggere il nostro europarlamentare, ed era tutto fatto. Abbiamo preferito una strada diversa, perché questo è quello che ci hanno indicato i nostri componenti di quella che è la base elettorale, i nostri iscritti,
nostri circoli, i nostri movimenti, e noi a questo, su questo ci siamo basati, abbiamo tenuto fede a quello che è stata l'indicazione ricevuta. Cateno ha lavorato alacremente insieme a Laura, insieme a tutti gli amici, e siamo riusciti adesso a costruire veramente un progetto importante. Ora abbiamo la responsabilità di concretizzare questo progetto in termini di risultati, in termini di voti, e sono sicuro che riusciremo a farlo e a farlo anche bene. Quindi grazie a tutti voi e buona campagna elettorale a tutti. C'è qui Pippo Lombardo di Sicilia Vera, che lo pregherei di avvicinarsi come presidente, di portare anche lui un saluto come Sicilia Vera, perché da lì tutto è iniziato, da quella che Cateno amava chiamare come una scialuppa, la nostra scialuppa di salvataggio, quando ci trovammo nella grande difficoltà di dover affrontare un momento difficile. Da quella scialuppa di salvataggio è iniziato tutto. Oggi portiamo avanti i valori di libertà che abbiamo imparato in questi anni, tenendo fede a quello che è l'obiettivo principale, eleggere un presidente della regione siciliana degno di questo nome, che si chiama Cateno De Luca. Grazie. Grazie Danilo, io sarò brevissimo per lasciare spazio a Cateno, ma come ha ricordato bene Danilo, tutto è partito quel 18 marzo del 2007 ed è partito con un progetto che già allora aveva visto lontano. Quel progetto era un progetto di libertà. Cateno allora lancia Sicilia Vera e tutti insieme abbiamo sposato quel progetto, perché non volevamo essere più vittime e schiavi dei partiti del sistema politico mafioso che hanno governato questa terra. E oggi vedere Sicilia Vera insieme a tutti quei simboli e vedere la grande scritta libertà significa che già noi 17 anni fa a Cateno avevamo previsto quello che sarebbe successo nel 2024. Questo progetto che parte da Fiuminense, che arriva a Palermo e oggi aspira, io direi raggiungerà, non aspira, Bruxelles, per cambiare questo sistema da Bruxelles a Roma, da Roma a Palermo, con l'elezione futura di Cateno, perché questo progetto ci porterà all'elezione di Cateno De Luca presidente della regione, significa che avevamo visto giusto. Grazie agli amici che hanno accettato di candidarsi, li ho sentiti tutti, li conosco tutti, ma oggi sentirli qua carichi di motivazione, carichi di contenuti, carichi di tanta voglia di cambiare questa terra da Bruxelles, ma per ritornare in questa terra, vuol dire che abbiamo visto bene. Grazie a tutti. Grazie, grazie all'onorevole Giuseppe Lombardo. E adesso le conclusioni di questa giornata per presentare quanti ci rappresenteranno in Sicilia e in Sardegna a Cateno De Luca. Stasera si chiude una prima fase di un momento esaltante che è stato ricordato da tutti i candidati e soprattutto da chi è stato protagonista di questa lunga traversata. E voglio ringraziare intanto, così lo voglio dire a premessa, senza spirito di polemica, Luciana Lirizzetto e Fabio Fazio, che mi hanno dedicato due giorni fa, quindi li ringrazio perché contribuiscono a far alzare ovviamente quelle che sono intanto gli indizi che provengono dai sondaggi, quello che è la nostra popolarità. Quella bella foto è stata scattata qui 10 giorni fa, allora ero meno logorato, non avevo subito gli arresti. A proposito, oggi hanno ammesso la mia richiesta di risarcimento danni per ingiusta detenzione. E
lo dico in questo luogo dove è partito tutto il disegno criminale nei miei confronti. Perché questo lo sanno anche le pietre. E tutti sanno la fase che abbiamo vissuto nel 2010, quando nacque il governo che portò a soggetti che poi hanno rappresentato quella cupola politico-mafiosa che in parte è stata smontata e che ovviamente qui ha individuato i suoi avversari. E uno di quelli era il giovane De Luca, che comunque non aveva accettato assolutamente quel passaggio e la consegna della nostra autonomia nelle mani di certi personaggi che di professione, carabiniere d'Aiello, facevano le fortune sulla finta antimafia ed erano più mafiosi di quei mafiosi di cui lui si vantava di combattere. La storia, guardate che strano, oggi questo regalo, e io non credo che siano delle coincidenze, Davide Ismaele, assolutamente no. E il 24 maggio, nonostante in campagna elettorale, io andrò in quel tribunale dove sono stato arrestato per due volte, dove c'è stato un tritacarne giudiziario per 12 anni, ma dove ci sono stati uomini e donne che hanno fatto e svolto il loro mestiere per bene, mi hanno assolto. E ritornerò lì sul luogo del delitto stavolta per chiedere giustizia. Magari ci daranno 500 euro, sapete, 12 giorni di detenzione agli arresti domiciliari. Non so se chiederanno a me il conto perché sono incassato, allora la seconda volta, perché rispetto alla prima volta ormai mi ero abituato, quindi non ho perso più, li ho guadagnati. Ma pure se fossero 500 euro, qualunque sarà la cifra, il principio è il principio, e lo dedico a coloro che sono morti per la mala giustizia e coloro che hanno subito certe angherie proprio anche dai palazzi di giustizia. E lo dico in onore dei magistrati che hanno onorato questa terra con loro sangue, e lo dico per loro. Noi siamo l'opposto di Totò Cuffaro. In questo momento parliamo di politica, non ci interessa il resto. Guardate, una Sicilia totalmente diversa. Noi siamo protagonisti di questa campagna elettorale. Sicilia vera, lo ha ricordato bene poco fa il nostro presidente Giuseppe Lombardo. Sul Chiama Nord, l'ha ricordato poco fa il nostro coordinatore Danilo Giudice. Noi non abbiamo girato le segreterie romane con cappelli in mano. Quando abbiamo capito che personaggi che si inventano nuovi partiti, nuove sigle, perché si devono rifare la virginità, non avevano neanche idea, se non sulla cartina geografica, dove fosse il meridione, la Sicilia, piuttosto che la Sardegna, abbiamo detto chiaramente no grazie. Ma al collegio sicuro, al seggio sicuro, non sono politicamente disoccupato. Io non so che un progetto. Se questa intesa per le europee non serve a sdoganare il nostro progetto di veri autonomisti, di veri federalisti, di veri meridionalisti, noi non ci vendiamo per una poltrona. Ed ecco perché è saltato l'accordo con Calenda, prima con Renzi il mercante, e ovviamente ora ha dimostrato il suo fallimento. È finito il centro, è finita una seduta spiritica. Tutto al centro, palla al centro, palle palle. Dove andare a finire? Nella lista di scopo. Ecco, vedete, questi sono tutti i risultati dei nostri no. Anche di fronte a certe reazioni, a certe compravendite. Abbiamo detto, i suoi amici, il
mio amico, come si chiama il mio amico qua di Palermo, gli scrivevo gli emendamenti nel 2006, che di bilancio non capiva niente, ma lui l'ha detto anche nei vari Faraò, mio amico Davide Faraò, dopo che è successa l'operazione di mercato, no? Questa comprendita di Daphne che ora è nervosa perché gli hanno chiesto di candidarsi e lei giustamente non si vuole candidare, ha posto una condizione, se mi vota Totò Cuffaro, sì, ma siamo in attesa. Bene, mi ha chiamato dopo è successo, dice, ma che vuoi, sai, in politica queste cose succedono. E se Davide, io capisco che ormai tu preferisci fare il servo sciocco, il pupo, ma io pure la mia vita non l'ho mai fatto e non lo faccio, non lo farò mai. Era normale, tutto normale, vero Emi? È tutto normale, tutto uno show per loro. Tanto basta rimanere a galla, il resto che gliene frega. Ecco, come finirà? Guardate, noi intanto oggi non veniamo più sfottuti. Abbiamo subito dal 2 di marzo, di quando abbiamo lanciato la sfida a Taormina, non avete visto, per 15 giorni, 20 giorni, ogni pezzo di certa stampa, non tutta devo dire, non tutta, ma andava sempre alla ricerca della Treccani per trovare l'aggettivo per disprezzarci, fino a quando siamo partiti da zero. Guardate che l'operazione che noi abbiamo fatto, ci tenete la presente, noi eravamo sondati finora come su Chiama Nord fino al 2 di marzo, cioè ci siamo presi la responsabilità di azzerare tutto e ripartire anche in termini di comunicazione con un nuovo brand. E quando ne abbiamo parlato al nostro interno, ti ricordi Danilo, un po' di addetti ai lavori mi hanno detto, ma forse stai rischiando troppo, anche perché non è facile recuperare. Bene, noi i sondaggi sono indizi e tali li consideriamo, anche perché noi non controlliamo voti, noi non andiamo a Roma per dire controllo 140.000 voti, 280.000 voti, noi votiamo di una credibilità che la gente ci riconosce perché siamo uomini e donne per bene, persone serie, tutto qui. E vinciamo anche alle poltrone e le mettiamo in discussione per questo. E quindi è ovvio che abbiamo la nostra credibilità. Ora è ovvio che questa nostra posizione ogni giorno cresce sempre di più. Ormai con c'è sondaggio che sostanzialmente non ci dà sotto il 2, anche quelli più rigidi nei nostri confronti. Ebbene, questi indizi cosa stanno dimostrando? Che intanto la voglia di libertà è talmente forte che riesce ad andare al di là delle ideologie, tra virgolette, dagli schieramenti politici, soprattutto anche da un punto di vista tecnico. Ancora la bagnatura deve iniziare, esserci oggi, e forse essere la causa, ma noi non vogliamo essere causa del male di nessuno, attenzione, ma la vedo dura, molto dura, per il signor Calenda e Renzi, che ha dovuto annullare il suo progetto e si è dovuto inserire, si è memetizzato. Gli ha calato il pacco a Totò Cuffaro perché gli ha detto di mettere il simbolo nella lista di scopo e si è memetizzato lì. Non lo so come gli andrà a finire. Certo, noi siamo uomini e donne libere, possiamo raccontare tutto e quindi ovviamente partire anche da che cosa? Da quello che proprio è la necessità di organizzare una controffensiva nei confronti di questo sistema. Quando è stato lanciato l'appello ai liberi e forti, non è stato lanciato a caso. E attenzione, noi l'abbiamo lanciato in una versione oggi 4.0, come dico sempre al mio maestro Andrea Pirai, no? In una chiave innovativa, in una fase moderna, ma guardate che oggi non è che viviamo una fase diversa, noi viviamo e scontiamo, e soprattutto il sud, la Sicilia, che è scomparsa da tutta la gente politica, oggi avete visto quante prescrizioni sul ponte di Matteo Verdini, si è fatto il conto che solo per ottemperare a quelle prescrizioni ci vorranno almeno 3 anni, ma l'importante
importante è arrivare ad aggiudicare il progetto definitivo per poterla fare e far sistemare fino alla settima generazione questi personaggi. Poi il resto non gli frega niente a nessuno, ma avremo modo di parlarne anche di queste cose. E qui in questi palazzi, qui in questo palazzo si è consumato uno dei peggiori delitti qualche mese fa, quando siamo stati svenduti dall'ologramma Schifani, prendendo 2 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione per destinarlo a Matteo Verdini. E il buon Schifani continua a farsi i suoi affari politici, ora con i decolonizzatori, poi lo dovrà fare magari con i dissanatori. E potremmo andare alla ricerca di tante cose, lobbisti, politicamente lobbisti. E allora, se noi non lanciamo questa sfida, è ovvio che si andrà sempre peggio. E lo facciamo, guardate, con grande consapevolezza, come abbiamo lanciato la sfida 2 anni fa quando abbiamo detto no alla candidatura alla presidenza della regione del centrodestra. No, ma non perché ci riteniamo i custodi del fuoco sacro, perché noi siamo fermamente convinti che fare il presidente della regione siciliana senza avere le carte in regola, come diceva buon Piersanti Mattarella, e nelle mani di quei cupari che da 30 anni che stuprano la nostra terra, sarebbe una brutta fotocopia di ciò che è stato prima, perché non lo sappiamo fare per mestiere, non lo sappiamo fare, non ci appartiene, non ci appartiene. Ecco, questi sono gli elementi che ci caratterizzano, e in questo non solo le stelle della nostra costellazione della libertà, che, guardate, non sono solo quelle che sono lì manifestate. In questo c'è anche la Rassemblement Val d'Otten, che tecnicamente non c'è in questo simbolo, solo perché è una lista a parte per la minoranza linguistica francese. Ma li voglio ricordare, sono stati i primi a darci fiducia dalla Val d'Aosta. La nostra lista che presenteremo oggi in ogni collegio, da oggi si parte proprio dalla Sicilia dove è partito il progetto, rappresenta candidati e candidate di tutte le 20 regioni, e quindi significa che in un mese politicamente già abbiamo fatto il primo miracolo. E andiamo qui anche ora a quello che è e come si materializza l'obiettivo. Ma a questo ovviamente devo anche aggiungere che tanti amici, tanti partiti, come stasera il Liberal Socialista, a cui voglio fare un applauso e fare gli auguri al suo segretario Antonio Di Stefano, vi ringrazio per il tuo sostegno. Ogni tappa che faremo ci sono movimenti che non sono riusciti ad entrare nella nostra costellazione, avevamo anche un problema, diciamo, di spazi, ma che sono lì, di cui daremo noi testimonianza, conferenza stampa per conferenza stampa. Vi posso assicurare che oltre movimenti che fanno parte formalmente del brand della costellazione Libertà, ci sono oltre 10 movimenti che, pur rimanendo fuori, sono lì a fianco a noi ad ufficializzare il loro sostegno per questo progetto di libertà. Ecco cosa si sta verificando. È ovvio che rispetto a tutto questo, e qui mi vado alla conclusione di questa nostra conferenza stampa, e nel chiedere scusa anche a tutti i candidati e candidate che non abbiamo potuto candidare, perché nelle ultime 48 ore noi ringraziamo la Ghisleri che ha dato una sua, ovvio, espressione di un sondaggio autorevole, 3,7 per carità, che sicuramente avrà i suoi motivi per averlo espresso a 3,7, non è che parliamo noi di qualcuno che ha iniziato ora a fare sondaggi, avrà i suoi motivi. E noi ovviamente siamo lieti che ha quei motivi, e piano piano magari li scopriremo, stava facendo cara Laura, no? Ma al di là di questo, guardate, le cose stanno in questi termini.
Ecco come raggiungeremo il 4,2%. E qua Danilo ha fatto bene a prendere l'impegno, perché noi non ci possiamo permettere in questa sfida di non uscire la prima lista in Sicilia. La prima lista, perché questo significa superare il 4% nazionale, non me ne voglia nessuno. E perché c'è anche Sicilia vera? Vedete, non, questo non è un simbolo composto a caso. Noi siamo l'unica lista dove la Sicilia è protagonista. Per una volta nella storia politica si sono invertite le parti, si parte dalla Sicilia per questo progetto, sono stati tutti gli altri movimenti che ringrazio a darmi il ruolo di federatore e di riconoscere alla Sicilia questo input, questo coraggio. Eccolo lì, voi non ne troverete simboli. Per le europee dove prende la Sicilia è in bella vista, non ne troverete neanche che rappresento il meridione, guardate, anche questa è un'altra specificità. E il 2 di giugno lanceremo la nostra manifestazione, la Controrepubblica, proprio a Napoli, dove sarete tutti invitati. Questo è un brand che anche definisce un patto contro il centralismo. Sud chiama, Nord ha risposto, ora non ride più nessuno. Perché non vedete il brand del mio amico Roberto Castelli? Perché il suo ruolo era quello di federare, di far entrare nel progetto gli altri movimenti che sono lì, dal vero Nord, al popolo veneto, al grande Nord, è frutto del lavoro che ha saputo fare Roberto Castella, a cui dedico un applauso e lo ringrazio, perché è ovvio, non ho motivo qui di nasconderlo nella nostra cinghia di trasmissione, anche con quella che è la Lega di un tempo. Sì, queste sono ormai elementi che sono note a tutti. E come si arriva? Ecco qui. Noi abbiamo questo compito. A me è stato lasciato il compito ora di dire la lista, nel suo ordine. La lista è la seguente, ha un criterio molto semplice, guardate. Sud chiama Nord, nella costellazione complessiva, è ovviamente il movimento che ha la responsabilità della strategia e di aver individuato anche quello che era uno spazio condiviso con gli altri e che sono arrivati a 19 punti più uno, il lodo è di bandiera. Noi nelle tante riunioni non avevamo bene messo in evidenza il tema dei pescatori e di bandiera ha preteso giustamente, e lo abbiamo fatto, e grazie, sono diventati 20 per questo. Il nostro manifesto ha 20 punti. Qual è l'impostazione? E così lo diciamo già qui in casa. I capilista in tutta Italia saranno Tale Catero De Luca e Laura Castelli. Questo per chiarirlo proprio qui da dove si parte. Perché? Ma per un motivo molto semplice. Perché sono il presidente e il segretario di Sud chiama Nord. Questa è l'impostazione. È ovvio che significa cosa? Che noi abbiamo il 50% di questo risultato è ascrivibile a noi. Perché vedete, non è che basta essere messi in bella vista, quindi prendete nota, in questa progettualità l'impostazione è questa e poi ordine alfabetico ovunque, così per chiarirci come l'impostazione. Ovvio che significa che noi dobbiamo portare a meno il 2%, sì? Caro Danilo Lo Giudice, non vorrei essere dei tuoi panni. Danilo Lo Giudice è il nono candidato. Io gli devo dare atto. Lui era uno dei candidati in questo progetto. Ma da persona responsabile ha fatto un passo indietro.
Perché? Perché un progetto del genere richiedeva da parte nostra una valutazione, convergenze il più possibile ampie. E un applauso glielo voglio fare perché lui ha rinunciato alla candidatura ed è il loro candidato. Lo dovete tenere presente tutti questo. E da coordinatore ne aveva diritto. Nessuno avrebbe mai potuto dire no. Quindi ci tenevo anche questo a precisarlo proprio qui. Quindi la nostra lista. De Luca Cateno, Castelli Laura, Iello Piera, Bandiera Edi, Ferro Giulia, Ficus Barbara, Lavardere Ismaele, Parinello, Antonio. Applausi per tutti! Noi avremo questo alto colpo, il 2% è ascrivibile al Sud Chiama Nord, sì, di cui l'1% nazionale, Danilo, lo dobbiamo confermare qui, come abbiamo fatto già alle elezioni politiche scorse. Vedete, non stiamo ponendo obiettivi irraggiungibili. Voglio ricordare a me stesso che noi abbiamo preso l'1% nazionale al Senato e lo 0,9% alla Camera perché era saltato un collegio, già alle elezioni politiche scorse. Quindi quando sento certi racconti, le velleità di Cateno De Luca, e chi è che avrebbe mai detto che Cateno De Luca, con il gruppo che è partito come ceppo dal Sicilia Vera, avrebbe raggiunto quasi il 26% alle elezioni regionali scorse, rompendo quello che era ormai un incantesimo che per affermarsi in Sicilia bisogna per forza far parte dei sistemi? Chi l'avrebbe mai detto? Nessuno. E noi ci siamo riusciti. Bene, partiamo intanto da quell'amore, perché quello risulta da mani nude, noi non abbiamo mai gestito certe ragnatele, certi renti. Noi abbiamo fatto il nostro dovere da modesti sindaci. Siamo amministratori, quindi noi non gestiamo quel tipo di potere. Quindi è un nostro consenso di opinione, di considerazione, quel consenso silenzioso che non vedi tra le piazze, possibilmente ma lo vedi nelle urne. Ed è quello che noi oggi vogliamo valorizzare ulteriormente. E allora il dato sì, e c'è questa possibilità, sì, perché già 2 anni fa si è verificato e credo che in questi anni abbiamo fatto il nostro dovere nei confronti dei siciliani, caro Ismaele, e voglio anche ringraziarti perché lui si è dimesso da presidente di Sud Chiama Nord per farsi una competizione elettorale alla pari degli altri. Questo lo voglio sottolineare. È ovvio che l'altro 1% ce l'ha sulle spalle Lauretta. In ambito nazionale, cara Laura, tu hai anche questa responsabilità, io ti aiuterò per quello che posso. Ti abbiamo parlato l'altra notte quando ti ho detto la mia idea qual era e ovviamente ne abbiamo parlato anche con tutti gli altri movimenti, questo sia chiaro. Io ho detto, vedi, questo progetto per il 50% si basa sulle spalle di Sud Chiama Nord, perché è quello più strutturato, quindi onore d'oneri. Attenzione, per nulla togliere a nessuno, ci mancherebbe pure. E paradossalmente questo 50% è l'1% nazionale in Sicilia, l'1% nel resto d'Italia. Io mi posso occupare, cercherò, pregherò per diventare un etrino in questa campagna elettorale, ma è ovvio che comunque la regia della campagna elettorale fuori dalla Sicilia la dovrai tenere tu. Quindi, se andata alla ricerca dei due responsabili da questo punto di vista che si sono assunti questo arduo compito di portare il 50% del dato di questo magnifico progetto di libertà sono io e Laura Castelli. Un applauso a lei perché sta tenendo bene. Ormai c'è suo figlio Nico che gli ho detto l'altra sera erano stanchi, ma
gli ho chiamato e non mi risponde, ho detto senti, gli regalo ora un cellulare a Nico che deve fare 2 anni, così mi risponde lui a un certo orario, eh? E l'altro 2%, beh, signori, la somma non fa il totale in politica, per carità di Dio, ma se i sondaggi cominciano a trottare in questi confronti ci sarà un motivo, è ovvio che ci sarà un motivo. Noi sondaggi, guardate, sconti non ce ne fanno, forse se qualcuno probabilmente, se qualche decimo lo può mettere in più o in meno, ce lo mette in meno, perché noi siamo per loro l'antisistema, attenzione, attenzione. E allora lì scendono in campo le armi, 18 forze politiche, è logico che in quelle forze ci sono forze che hanno rappresentato numeri importanti, del 2% alle politiche, dello 0,7, dello 0,4, lasciando stare queste somme. Ma vi rendete conto che la progettualità che abbiamo messo in campo di valorizzare tutti, è ovvio che ci consente di poter fare l'altra parte del risultato lavorando tutti quanti per la stessa progettualità e soprattutto lo stesso protagonismo. E in tutto questo non me ne voglia nessuno, io devo ringraziare Capitano Ultimo per averci messo la faccia, nel vero senso della parola, la faccia! La faccia! Ecco, questo è il quadro. E allora lo dobbiamo tenere presente, perché avevano tentato di sbiancarci, avevano tentato di far scattare, perché vedete il mascariamento dalle nostre parti, sappiamo anche la finalità qual è, no? Quello un po' di demotivarti, ci hanno mandato mele avvelenate, in un mese è successo di tutto e di più, guardate. Ma siamo arrivati qui e guardate che siamo i primi anche ad aprire, ad aver già aperto la campagna elettorale e a presentare i nostri candidati. Perché io fino a stanotte ho detto no a chi mi ha chiesto di lasciare la porta aperta fino al 30 di aprile. Le porte sono chiuse e da oggi in modo irreversibile, collegio per collegio. Noi non facciamo parte di una certa categoria dove diamo spazio ai mercanti dell'ultimo secondo. Quindi spazi chiusi, lo voglio dire anche ai messaggeri, che fino a stanotte hanno cercato di dissuadermi su quella che deve essere l'impostazione di lasciare 2 posti liberi in ogni collegio fino al 30 aprile, come che noi siamo lo scendiletto di certe trattative e di certi personaggi che ancora pensano che il numero dei libri venduti corrisponde al numero di voti. Lasciamo stare. Bene. Grazie, non abbiamo, credo che siamo stati chiari in tutti i passaggi, chiusa questo ciclo di presentazione delle nostre candidature collegio per collegio che chiuderemo sabato prossimo, ovviamente apriremo in tutti i territori la nostra campagna elettorale, ma quello che io vi dico e chiudo è che ciascuno di voi, come è stato già ben detto, non solo i candidati e le candidate, ciascuno di voi oggi si deve sentire investito del titolo onorifico di Apostolo della Libertà. Grazie! C'erano ancora in sala dei colleghi giornalisti che volevano fare delle domande o se sono già andati via. Nel caso siamo qui comunque, rimaniamo ancora. Sì, allora, facciamo la foto di gruppo e poi vado a fare il test. E poi ci vediamo i candidati e le candidate a gruppo. Sì. Tutti i candidati si ritrovano poi al gruppo perché abbiamo un po' di documenti da fare. Tutti i candidati qui, così facciamo la foto tutti insieme, dopo tutti 8 candidati. Questi...
Barbara c'è, sì. Lo dobbiamo prendere anche Barbara. Aspetta, sposto. Vedete un po'. Mi sposto io così? No, quello lascialo. Lo guardiamo? Là centro lo tagliamo, eh. Va bene così, Lucio? Sì. Test, dobbiamo andare, mi accompagni.